Uomo! 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 Oh, Zappatti, dico, grattacielo Zappatti, quando è? Venga, amica, da palazzino intero Zappatti, qua, qua, moglie, con la scienzorgo! Se ogni piano è una via crucis, ogni piano è una tappa proprio, Zappatti, quanti uomo sa? Uomo per due mettiamo alla seconda, uomo alla seconda, uomo alla seconda. Quindi tu sei 12, sei 18, sei 24, sei 32, sei ha giocato tombola, quanto sei a giocare qua? A giocare a ripetuto di 6, 12, 4, quanto sei a giocare? Qui tu sei cornuto, tu e so se permetti di dirmi una cosa del genere a me, che io ho la cultura proprio che mi cresce nei capelli, non mi puoi dire una cosa del genere? Com'è sei cornuto? Come ti permetto? È una finzione. E ho capito, ma chi è colui? Ma noi non lo sappiamo, ho capito, ma non qua c'è scritto. Vabbè, allora non lo sappiamo, che vabbè, faccio la freccia pure qua che così non mi sbaglio. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, ci muoviamo che non ce la faccio più. Andiamo avanti stesso lato. E vado quest'altro lato, ma da quale lato devo andare? Dove vuoi? E allora mi metto qua, aspetta che mi accomodo, ecco, vai. Ecco, ora ci vorrebbe, non so, una parola che faccia colpo. Una parola che faccio colpo? Sì, ce l'ho! Qual è? Dinamite! Però faccio colpo! Pam! No. Una parola esplosiva! C'ho pure quella! Qual è? Bin Laden, all'epoca! Che ormai l'hanno fatto fuori, ma all'epoca era un buon colpo! No? No, una parola... Una parola che faccia effetto! Una parola che faccia effetto... Ce l'ho! Qual è? Fallo qui! Basta la parola! Quella faccio in effetto come l'acqua del rubinetto in camera, proprio uguale! Non cambia niente! Faccio lo stesso effetto e ti senti più leggero dopo! Che c'è? Sta arrivando l'astronomico? Che c'è? Ho trovato la parola! Ah, e allora si sprighi che... Ignominiosamente! Ma me la può ripetere che... Ignominiosamente! Gnomo! Allora le mangio! Se la fai con gli gnomi, con tutti gli gnomi, sette Biancaneve, sette Bartoffoli, che era degli gnomoli, sette gnomi, non se la fai con gli gnomi. Faccio lo spelling? Dai, spellami tutto! Dai, spellami tutto! Levami tutto quello che... Allora non mi spellare più! Se mi spelli non vale, se mi spelli non vale! Vai, allora non mi spellare, vai! Igno? Allora aspetta che scrivo. Allora, igno? Migno? Da! Ma no! Da! Ci stava, è preciso, perché non è preciso. Però come ho 10 ci assomiglio. Vabbè, allora, scrivo. Igno? Igno? Migno? Da mente! Questo è l'aggettivo qualificativo che qualifica quella tua moglie. Che è quella qualifica, però. Scusa! Se intendo... Scusa se c'ho il Nintendo! Aspetta, la PlayStation è finita! Ci portiamo almeno il Nintendo... Il DS almeno! Ci portiamo il DS! Scusa se c'ho il Nintendo! Mantenere! L'anonimato! Mi scusi, signor Cosimino! Se sono stato cattivo con lei! Ma io ignoravo che lei avesse questa brutta malattia! Quale malattia? Sì, mi perdoni, io non sapevo di questa sua brutta malattia, sì. Quale? Lei c'ha l'ano malato! C'ha l'ano malato, si vede la faccia proprio che anche Luca un pochettino è, che si vede. Lo sapevo che c'ha questa brutta malattia! Mi scusi, c'ha l'ano malato!
andiamo avanti. Ai paesi. Ma siccome. Ma siccome. Ambasciatore non porta pene. Ma siccome. All'ambasciatore gli hanno tagliato. Sì. E però c'è le bocche accento, no? Che tu, brincia sott'olio, quando tu vuoi lo metti là, gli dai una scaldatina e lui pembe! E parte per la tangente, splendido splendente proprio, no, no, non parte. Va bene, l'ambasciatore, c'era però sottovuoto, c'era. Va bene, c'era sottovuoto. Non mi firmo. Non mi firmo. Firmato Amaduzzo. Ma no! Come no? Lordo, dopo tutta sta fatica che la devo firmare io. No, è una finzione. E ho capito che è una finzione, ma l'ho scritta io, allora che ci ma metto? Mettici un nome generico. Un nome generico, allora ci metto Oreste. Ci metto Oreste. Questo è Oreste, che è un mio amico, però che lei non conosce. Però Oreste di professione non sa che fa? No, il dottore generico, quindi è proprio preciso, guardi, è preciso. È firmato Oreste, il dottor generico. Ecco. Boh, tengo questa lettera che io faccio fatto un sacco. Come aspetta? Fatemi andare che c'ho un sacco. Aspetta, ora prendi questa lettera e la nascondi in un posto dove nessuno la può trovare. Vai!